Vanessa De Cembri, la curatrice della mostra su Tutankhamon che è attualmente a Padova, alla cattedrale ex macello. Allora, questa mostra è stata ideata circa 15 anni fa da alcune persone di Firenze, come si sente anche dal mio accento, che sono attualmente anche i proprietari di questa mostra qui, 15 anni fa in Messico, quindi abbiamo una mostra itinerante in Messico ormai da 15 anni. Poi, giustamente, essendo fiorentini, hanno deciso nel 2020 di portare Tutankhamon a Firenze. Quindi siamo partiti da Firenze, purtroppo l'anno non è stato dei più fortunati visto il Covid, quindi abbiamo aperto e chiuso la mostra a Firenze, a seconda dei lockdown ovviamente, fino al settembre 2021. Poi abbiamo aperto ad ottobre 2021 a Napoli, a Castel dell'Ovo, dove ancora siamo attualmente, e chiuderà agli inizi di gennaio, quindi dopo le festività. Poi ci siamo spostati con quella di Firenze a Torino, dove siamo stati da febbraio a luglio di quest'anno. Adesso siamo a Padova fino al 12 marzo. La mostra ovviamente è sul tesoro di Tutankhamon. Tutti i pezzi che abbiamo all'interno della mostra sono stati fatti al Cairo dal Ministero delle Antichità. Quindi gli oggetti, come per esempio questo, sono delle stesse identiche dimensioni di quelli originali, quando è possibile ovviamente anche dello stesso materiale. All'interno della nostra mostra, oltre a poter visualizzare gli oggetti, abbiamo una parte di realtà virtuale. La nostra realtà virtuale è stato ricostruire la tomba di Tutankhamon nel 1922, quindi quando è stata scoperta 100 anni fa, e vi facciamo riscoprire quello che ha scoperto Hart. Quindi è un'esperienza molto immersiva, bella, ci auguriamo insomma, e questo vi permette appunto di unire l'antico con il moderno. Quindi potete avere un'esperienza veramente a 360 gradi. In più, all'interno della nostra mostra, oltre ad avere delle didascalie che sono molto molto descrittive, potete anche visualizzare il QR code, avete l'avatar di Howard Carter che vi spiegherà cose in più rispetto a tutti gli oggetti insomma di cui potete leggere le didascalie. Questa è la nostra mostra e ci auguriamo insomma che possa essere interessante, adatta sia alle famiglie dagli 0 ai 100 anni, come dico io sempre, perché le nostre didascalie sono fatte, diciamo, per gli adulti, ok? Ma abbiamo anche didascalie apposite per i bambini. Quindi diciamo che anche le famiglie che vengono da noi possono fare un percorso parallelo. Quindi i bimbi che sono già in grado di leggere possono leggere le loro didascalie, che sono rese più facili ovviamente in un linguaggio molto più scorrevole per loro e molto più intuitivo, e i genitori leggono le proprie didascalie, e quindi insomma diciamo che tutte e due le fasce di età possono godersi la mostra in totale autonomia. Questo è insomma quello che abbiamo cercato di creare, proprio per dare modo appunto a tutti di farci una mostra in tranquillità. Qui c'è l'angolo per la foto souvenir finale. La sala più impressionante tra quelle viste, secondo me, quella dedicata alla mummificazione.